Bonsoir, in diretta con la Bottecuccia dei Sigilli, io sono il Teo, crack apart, adesso togliamo questo simpatico banner in questo giovedì, i contenuti di questa rubrica sono espliciti, questa sera sarà super 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 esplicito. Ovviamente vi chiedo come al solito di farmi sapere se ci sono problemi con l'audio, ci fossero problemi con l'audio, qualsiasi altra questione. Intanto saluto subito Jacopo Miozio, super presente, grazie ragazzacci, grazie a te, buona serata. Questa sera parliamo di qualcosa di super raccontato, parliamo del processo di Norimberga, però ne parleremo alla nostra maniera, alla mia maniera, ne parleremo in maniera oggettiva, aggressiva, realistica. Ti sembra di vedere un volto noto lì sotto, ciao Luca, sì guarda, tra l'altro approfitto, faccio subito, bam, non riconosco mai la sinistra dalla destra, sto facendo un nuovo Charles Manson, ragazzi, andate a vedere le mie simpatiche opere su Crack Apart, su Instagram e quant'altro, sta arrivando il Manson numero 2, eccolo lì, più il Manson numero 1 là sopra e una serie di altri personaggi, appena postato il simpatico bevitore Charles Bukowski, che dire, grazie a tutti, non riesco neanche a mandare la sigla perché vi devo subito salutare tutti, ciao Gnoma, grazie mille per la tua super presenza, come sempre, ciao Querti. La mia tastiera, fantastico, ciao Lucas, meno male, tutto ok, 777 mi ricorda Danzig e su questa cosa qua di 777 che mi hai rischiarato ancora di più la serata, processo di Norimberga questa sera, ma innanzitutto la sigla d'inizio a tra pochissimissimissimo. Oh, eccoci qua, processo di Norimberga. Ciao Matteo, grazie per essere con noi. Questa sera, ragazzi, affrontiamo il processo di Norimberga, ma lo affrontiamo in modo tale che fondamentalmente non andiamo a rompere i maroni, perché del processo di Norimberga se ne è parlato in tutte le maniere, ma dobbiamo parlarne sia dal punto di vista del diritto che dal punto di vista di andare a vedere quanto poteva stare in piedi in quella maniera lì, perché, come, e tutto quello che c'è intorno. Nel frattempo, con la presenza anche del direttur e di Matteo, approfitto per dire, boh, proviamo, magari il Petrus ci sponsorizza, bevo un goccino di Petrus e andiamo a incominciare con questa serata, che sarà una serata decisamente di bombardamento. Ciao Bruno per la presenza. E che dire, partiamo con quella che è la parte prima, ovvero i capi d'accusa. Vi ho messo quei tre personaggi simpatici lì dietro, Churchill, Roosevelt e Stalin, perché in realtà il processo di Norimberga, cioè la volontà di andare a punire i criminali di guerra nazisti o supposti tali, questa gentaglia che ha sicuramente infangato l'Europa e ha fatto crimini terribili, probabilmente mini dotati, ampiamente,
tutto parte da molto prima, parte almeno da un paio d'anni prima della fine della guerra, della fine del conflitto. Iniziamo ovviamente dai capi d'accusa, perché i capi d'accusa sono il fondamento di ciò che sarà definito una rivoluzione in termini di tribunale internazionale. Vedremo che caratteristiche avrà. Andiamo dunque a vedere quelli che sono i capi d'accusa che verranno rivolti ai personaggi di cui poi parleremo, perché è estremamente importante per capire tutta la puntata che ho preparato per voi, perché è estremamente importante per capire anche quelli che sono i rapporti con tutte le altre persone che citeremo. I capi d'accusa nei confronti dei criminali nazisti. Punto numero uno, cospirazione per commettere crimini contro la pace. Punto numero due, aver pianificato, iniziato e intrapreso delle guerre d'aggressione. Il 3 parla di crimini di guerra, il 4 parla di crimini contro l'umanità. Si tratta di qualcosa che non era mai avvenuto, che non era mai stato istruito, che non era mai stato fatto prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Si era tentato alla fine della Prima Guerra Mondiale, ma in realtà non si era riusciti ad arrivare a un accordo, diciamo, fra le potenze in gioco, soprattutto per quelli che erano i rapporti economici, i rapporti politici decisamente più incasinati alla fine della Prima Guerra Mondiale rispetto alla Seconda Guerra Mondiale. I capi d'accusa sono estremamente importanti perché ci serviranno per vedere non soltanto il processo di Norimberga, ma anche avere un'idea di tutto quello che ci sta attorno. Nel frattempo saluto anche Libero Dentro, eccoci qua, grazie mille per essere con noi, spero che passerai una bella serata di divertimento e di informazione che speriamo essere largamente alternativa. Ora, che dire, prima di partire con la questione bisogna considerare questi quattro punti, questi capi d'accusa. Sono qualcosa che in qualche maniera non aveva un precedente dal punto di vista legale in nessun tipo di tribunale esistente al mondo. Considerate anche che nella maggior parte dei casi, tranne le convenzioni relative ai prigionieri, nessuno degli stati aveva una accesso, una egual accettazione di quelli che erano il concetto di crimine contro la pace, soprattutto guerra d'aggressione, vedremo anche perché, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, che fino a quel momento sembravano essere qualcosa di assolutamente accessorio, e teoricamente il processo di Norimberga puntava a fissare esattamente questo. Questi sono i punti che poi ci porteremo avanti durante la puntata. La nostra prima parte finisce qui e possiamo procedere direttamente a dare il via effettivamente alla puntata, ed esattamente così. Oh, tutti colpevoli. Allora, io bevo un goccino del mio amaro e vi chiedo venia perché ho bisogno di prendere un foglio sotto di me. Sarà un'eccezionalità in tutte le puntate della Botteguccia dei sigilli. Ma nel momento in cui si parla di tutti i colpevoli e nel momento in cui abbiamo visto quelli che sono i capi di imputazione, io volevo fare una piccola lista, vi tedierò un attimo, ma è una lista interessante, per cui attenzione, prestate attenzione a questa lista. Ci sono una serie di nomi, perché stiamo parlando di tutti i colpevoli, ovvero Roosevelt, Stalin, Churchill, De Gaulle, Pompidou, Truman, MacArthur, Marshall, Ridgway, Kennedy, McNamara, Westmoreland, Abrams, Eisenhower, Johnson, Nixon, Pol Pot, Mao, Tito, Yadin, Dayan, Rabin, Barlev, Sharon, Levi, Shomron, Ben-Gurion, Herzog, Perez, Golda Meir, Rabin, Netanyahu, Eshkol, Rockefeller, Rothschild, Warburg, Oppenheim, Goldman Sachs, Reagan, Castro, Kim Il-sung, JP Morgan, George Bush, Schwarzkopf, Colin Powell, Thatcher, John Major, Mitterrand, Arpino, Clinton, Tony Blair, George W. Bush, Obama, premio Nobel per la pace, David Petraeus, Del Vecchio, Rumsfeld, Condoleezza Rice, Cameron, Bouchard, Northrop, Lockheed,
John Holland, Andreotti, Moro, Cossiga, Rumor, Fanfani, D'Alema, Fabiano Fabiani, Prodi e Agnelli. Credevate che andassimo al punto dei colpevoli del processo di Norimberga? Ci arriviamo a breve. Il problema è che abbiamo parlato dei capi d'accusa. Abbiamo parlato esattamente, ve lo rimetto in visione, di crimini contro la pace, guerre d'aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Al processo di Norimberga sono stati imputati di aver sostenuto questi quattro capi d'accusa persone di diversa tipologia, che andavano dai militari ai politici del partito nazista fino a banchieri e addirittura direttori radiofonici, senza contare i processi accessori al processo di Norimberga, che hanno inquisito e condannato circa 185 persone che facevano parte anche della sezione dell'avvocatura, politici di vario genere, medici, tutte persone che avevano dato supporto, ecco, alla causa nazista. Questo è il discorso. Per cui questo elenco era doveroso, nel senso che io inizio in questa maniera e andiamo al punto adesso. Ciao Mike e ciao Antonietta. Inizio in questa maniera perché voglio subito dire una cosa che per me è importantissima. Secondo me, di fronte a una quantità di uccisioni, di genocidi, di schifezze, qualunque cosa sia successa, non c'è comunque mai il diritto di impiccare nessuno. Però se vogliamo impiccare qualcuno, secondo quelli che sono quei capi di imputazione, allora tutti i colpevoli, e vi ho tediato leggendone un centinaio, ma in realtà ce ne sarebbero migliaia, tutti i colpevoli dai politici, e qui abbiamo nominato tutti, da Roosevelt a Obama, ad Agnelli, tutti, agli industriali eccetera, allora probabilmente dovrebbero perlomeno subire un processo. Non tutti probabilmente finire al cappio, ma nella maggior parte dei casi sì. Secondo me non dovrebbe finirci nessuno. Adesso evidentemente procediamo perché è importante a questo punto, dopo questa aggressione iniziale, procedere effettivamente con la parte terza, ovvero procedere con il processo. Oh, il processo di Norimberga. Processo di Norimberga 1945. Le potenze vincitrici decisero di mettere in sul banco degli imputati una serie di persone, sostanzialmente tutte quelle che riuscirono a trovare le residue dei, diciamo, livelli più alti del partito nazista o dei collaboratori. Il processo, che viene chiamato un tribunale internazionale per crimini di guerra, in realtà innanzitutto non è per niente internazionale, nel senso che è stato fatto da quattro nazioni fondamentalmente: Inghilterra, Stati Uniti, Francia e Russia. Quindi internazionale non è. Ci si trova ad avere sostanzialmente un giudice e un sostituto giudice più due procuratori, rispettivamente i giudici da parte di tutte e quattro le nazioni. La Francia riuscì a svicolare ed entrarci, mentre i due procuratori generali furono il procuratore americano e il procuratore inglese. Non ci fu una procura da parte di russi e francesi. Nella fattispecie si tratta di Robert Jackson e di, per gli americani, di Shawcross per gli inglesi. Non ci interessa in maniera eccezionale andare a vedere quelli che sono i giudici presenti di tutte le nazioni, a meno in un caso che adesso andremo a vedere. Vennero messi alla sbarra degli imputati una serie di personaggi che effettivamente hanno fatto di quelle schifezze clamorose. Questo non può essere negato in nessuna maniera. Non ci dilungheremo più di tanto perché del processo di Norimberga è stato veramente detto tutto e di più. Chiaramente faremo un po' di dettagli su quelli che sono i personaggi, però contemporaneamente a me piacerebbe parlare del diritto, dei dettagli che riguardano il processo, e questa è la cosa per me fondamentale. Andiamo a incominciare a vedere quelle che sono le cose importanti. Qui abbiamo il nostro procuratore Robert Jackson, procuratore americano, colui che portò avanti
il processo e che istruì fondamentalmente, che gestì poi tutti gli interrogatori dei personaggi, da Göring a Kaltenbrunner, a Hess, insomma tutti quelli che si trovarono sul banco degli imputati. Bisogna discutere quali sono però i punti del diritto relativo a questo processo, perché è un processo fondamentalmente mai visto, un processo unico e primo nella storia, un processo che da lì in poi doveva avere la capacità di fondare quello che è il diritto contro, principalmente contro i crimini di guerra e contro i crimini, contro i diritti umani. Per quanto riguarda i diritti umani. Andiamo a vedere qualche slide che io vi ho preparato perché fissiamo bene delle cose molto molto importanti. Allora, innanzitutto, il processo di Norimberga ha fissato quello che è stato un diritto retroattivo. Vediamo diritto retroattivo e falle. Che cosa intendiamo per diritto retroattivo? Intendiamo un diritto che è stato creato ad hoc per crimini che sono avvenuti prima. Cioè sono state scritte delle regole dopo per dei crimini avvenuti prima. Io vorrei specificare che questa sera è molto facile cadere nel piccolo inganno del voler dire tu stai discutendo dei contenuti, allora probabilmente sei a favore, sei contro, eccetera. Nulla di tutto questo. È un po' come dire che c'è una nazione nel mondo che fa dei genocidi nei confronti di un'altra popolazione, allora se io dico qualcosa contro l'esercito di quella nazione lì, automaticamente sono contro a tutta quella popolazione lì. È una cagata pazzesca. Non è questo il punto, però dobbiamo andare a vedere quelli che sono i punti del diritto a tutti gli effetti. Quindi, tornando a noi, diritto retroattivo e falle del diritto. La prima cosa interessante che andiamo a verificare è che il nostro signor Robert Jackson, procuratore americano, scrisse una lettera al presidente americano in carica e gli disse queste simpatiche cose. Il trattamento dei prigionieri di guerra da parte dei francesi viola la Convenzione di Ginevra. Condanniamo il saccheggio e gli alleati lo stanno facendo. La guerra di aggressione è un crimine e uno degli alleati sta dichiarando la sovranità sui paesi baltici. Questo è un dettaglio importante, sovranità sui paesi baltici, perché nel momento stesso in cui si istruiva e si portava a termine il processo di Norimberga, in cui la Russia aveva un giudice e un sostituto giudice e sostanzialmente fu la nazione, anche perché aveva subito le maggiori sofferenze all'interno della guerra, fu la nazione che pressò di più per la condanna a morte del maggior numero possibile degli imputati, bisogna altresì riconoscere che effettivamente la Russia, mentre si metteva al tavolo per poter giudicare i criminali di guerra nazisti, stava per esempio conducendo una guerra di aggressione e sta dichiarando la sovranità sui paesi baltici. Queste sono parole dello stesso procuratore generale americano al processo di Norimberga, Robert Howell Jackson, in una lettera a Harry Truman, ovvero il procuratore che stava per mettersi a istruire il processo, che istruì effettivamente il processo di Norimberga. L'altra chicca che ci regalano i russi, perché i russi sono veramente eccezionali da questo punto di vista, lo sono sempre stati, probabilmente lo saranno sempre, speriamo di no, chi lo sa, un'altra chicca che ci regalano è questa chicca qui. Perché vi dicevo è importante innanzitutto occuparci di uno dei giudici al processo di Norimberga? Diritto retroattivo e falle, punto numero due. Il giudice russo Yona Nikitchenko aveva processato nelle grandi purghe, prendendo parte a numerosi processi farsa del regime di Stalin, fra cui procedimenti contro membri interni al partito, così come decine di funzionari e semplici supposti oppositori. Quest'uomo aveva probabilmente sulle spalle e sulla coscienza migliaia di morti in Russia, ce li aveva già. È stato chiamato a giudicare i nemici in maniera teoricamente equilibrata. Ovviamente non ci si deve meravigliare del fatto che quest'uomo fu Yona Nikitchenko fu evidentemente dei quattro giudici quello che spinse di più perché fossero impiccati la maggior parte degli imputati al processo di Norimberga, il nostro simpatico giudice russo. Procedendo, dobbiamo parlare anche di un'altra cosa molto interessante. Uno dei nostri imputati, e poi li vedremo tutti nel dettaglio, molto importante, era il precedente, l'ex ministro
degli esteri tedesco. Lo vediamo qua in questa foto, Joachim von Ribbentrop, che finirà poi condannato e impiccato al processo di Norimberga. Quest'uomo fece una cosa importante per quanto concerne la politica estera, una in particolare. Strinse il trattato di non aggressione, reciproca non aggressione, con una clausola di spartizione della Polonia ad aggressione avvenuta, indovinate con chi? Lo saprete già evidentemente, con i russi. Il famoso trattato Molotov-Ribbentrop, appunto, Joachim von Ribbentrop. Questo è un altro punto importante, perché un'altra delle nostre falle preventive che andiamo a vedere all'interno del processo di Norimberga la identifichiamo proprio in questo. Tra gli esempi di implicazione a senso unico all'interno del processo di Norimberga spicca l'imputazione del ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop, firmatario a quattro mani del patto di non aggressione con la Russia, in particolare con il ministro Molotov, russo, e della postilla segreta che prevedeva la spartizione in non in due reciproche zone di influenza, ma in due reciproche zone di possesso, il che vuol dire che la Polonia sarebbe dovuta scomparire, e questo era già chiaro all'interno dei piani sia di Ribbentrop, ovviamente, criminali da una parte, criminali dall'altra. Il problema è che qua una delle due parti criminali sta facendo il giudice dell'altra. Questo è un altro punto che secondo me va assolutamente rilevato, insomma, un punto che non può essere lasciato in secondo piano per quanto concerne il processo di Norimberga. E sono solamente punti preventivi, sono solamente punti preventivi. Procedendo con il nostro contenuto, c'è un'ultima parte che è la parte un po' più, diciamo, specifica del diritto, che riguarda il diritto del processo di Norimberga. In parte abbiamo già citato il fatto che al processo di Norimberga gli argomenti di accusa nei confronti degli imputati furono creati ex post facto, ovvero vennero creati dopo che i fatti erano già stati compiuti. Non esiste teoricamente, in clima di democrazia, in guerra o in pace che sia, la possibilità di processare qualcuno facendo le leggi dopo che i fatti sono avvenuti. Ora, le cose in Italia negli ultimi tre anni, facciamoci una risatina, negli ultimi tre anni le cose sono avvenute un po' diversamente, perché spuntano DPCM di qua, DPCM di là, tu non sai più dove devi andare. Però tornando a noi e al processo di Norimberga, effettivamente questo è un punto importante, perché qui si sta decidendo della vita o della morte di persone che hanno fatto sicuramente dei crimini terrificanti, ma si sta decidendo della vita o della morte delle persone, cosa che secondo me è sempre comunque una cosa indegna, in ogni caso, soprattutto a mente fredda, soprattutto a seguito di un processo, anche se gli americani sono abituati ad ammazzare la gente colpevole di un crimine. Sono abituati a fare in modo che l'assassino ammazzi un assassino. Il secondo punto è: ignorata la regola di diritto, questo è un pochettino, sembra più difficile, ma in realtà è una cagata, state tranquilli, del diritto tu quoque solo per i nazisti in difesa, così come avvenne per i processi contro i vertici serbi a seguito della guerra in ex Jugoslavia. Processi che avvennero e che diventarono fondamentalmente delle caccia alle streghe, perché il rapporto fra i criminali serbi processati e i criminali croati, e in ogni caso l'accanimento nei confronti dei vertici della Serbia, fu spinto dagli Stati Uniti per quanto concerne, ed è ancora oggi in realtà, perché alcuni processi sono ancora in fieri, i processi dell'ex Jugoslavia furono veramente e sono effettivamente, hanno l'aspetto di una caccia alle streghe, un po' come per certi aspetti il processo di Norimberga. Che cos'è la regola del tu quoque? È molto semplice, molto più semplice di quello che sembra. Vuol dire: io ti accuso di aver fatto questo, però io stesso ho fatto la stessa cosa. Nel momento in cui io mi trovo ad accusare te di aver fatto quello che ho fatto io, il potere della mia argomentazione di accusa decade automaticamente.
o perde la maggior parte del suo impatto. Ecco, questa regola ovviamente per i nazisti non fu applicata. Fu applicata semplicemente a nascondere alcuni crimini che sono stati perpetrati dai russi durante la Seconda Guerra Mondiale e imputati, nonostante tutto, ai criminali nazisti. Questa regola fu completamente disconosciuta e non garantita agli imputati tedeschi durante il processo. La terza cosa è il diritto militare, ovvero ogni grado e garanzia di processo marziale, comprese le eventuali pene, vennero ignorate per gli imputati appartenenti alle forze armate. Questo che cosa vuol dire? Quasi tutte le persone che appartenevano alle forze armate, che erano appartenute alle forze armate o all'aeronautica o alla marina, che avevano eventualmente il diritto di essere processati con un regime di tipo militare, difesi con un regime militare e a cui doveva eventualmente essere garantita una pena differente dall'impiccagione, per esempio, come la fucilazione. Voi direte che bello essere sparati invece che impiccati. Secondo me sarebbe meglio essere sparati che impiccati, soprattutto eventualmente con un colpo alla nuca. Ma non stiamo discutendo evidentemente di quanto è bello questo e quanto è bello quello, quanto del fatto che questo è un altro dettaglio che è stato ignorato totalmente per quanto riguarda tutti i membri delle forze armate che parteciparono come imputati al processo. Questo fu estremamente importante. Adesso andiamo a vedere quelli che sono stati gli imputati e che cosa è stato di loro, perché questa parte ovviamente è piuttosto importante. Gli imputati furono tutti quelli che erano stati trovati vivi, che non si erano suicidati. Hitler si era suicidato, ovviamente. Goebbels, il ministro della propaganda tedesco, si era suicidato. Himmler, Reichsführer SS, il capo delle SS per tutta la Germania, si era suicidato. Reinhard Heydrich era stato ucciso dalla resistenza polacca in un attentato. La maggior parte delle persone che erano rimaste furono prese e degradate, eventualmente messe alla sbarra. La cosa interessante è che partiamo da un personaggio che era stato un personaggio nella Prima Guerra Mondiale di tutto rispetto all'interno delle dinamiche belliche tedesche. Ovvero partiamo da questo signore qua. Partiamo da Hermann Göring. Hermann Göring era sicuramente il personaggio più importante fra quelli rimasti all'interno degli imputati. Capo della Luftwaffe, quindi comandante in capo dell'aeronautica tedesca, fu grande pilota durante la Prima Guerra Mondiale. Era un personaggio sicuramente colto da una serie di problemi di tipo psichiatrico molto importanti, che riguardavano una empatia zero e un narcisismo e un egocentrismo straripante. Un personaggio amante dell'arte, anche un grande ladro d'arte. Un personaggio che, a differenza di quasi tutti gli altri imputati al processo di Norimberga, decise di accogliere le accuse. Benché si fosse dichiarato innocente, qui lo vediamo con la sua tigre personale, benché si fosse dichiarato innocente a inizio del processo, come fecero tutti, lui sostanzialmente disse: io non voglio rinnegare quello che ho fatto, voglio semplicemente che i fatti vengano descritti con la maggior precisione possibile. Ciao Roberto, benvenuto. Hermann Göring ovviamente fu il più importante, teoricamente successore di Hitler, a meno che lui stesso non avesse chiesto a Hitler di sostituirlo a causa del fatto che Hitler non era in grado di comunicare, chiuso nel bunker, e per questo motivo fu anche depositario di una condanna a morte da parte del Führer e di una destituzione che non avvenne mai. Si consegnò agli americani e gli americani, pensate, finché non sapevano di doverlo mettere alla sbarra, ci fecero addirittura delle foto con i giornalisti, con tutto. Lui si strinse la mano, depose la sua baionetta
al contingente americano e ai graduati americani che lo presero in carica e si consegnò fondamentalmente perché pensava di essere al sicuro. Ovviamente dopo circa 24 ore arrivò la telefonata da Washington che disse no, quest'uomo deve essere messo fra gli imputati del processo di Norimberga. Facciamo riferimento a quello che abbiamo detto all'inizio, ovvero i capi di imputazione. Tenete conto che per un'accusa, per un riconoscimento di colpa e per un'eventuale condanna a morte per impiccagione, perché fu negato a tutti la fucilazione o qualsiasi altra possibilità di essere giustiziato in altra maniera, indipendentemente dal fatto che fossero militari, per essere riconosciuti colpevoli e condannati a morte, di questi punti dovevano essere presenti, secondo quella che era l'idea dei quattro giudici, dovevano essere riconosciuti colpevoli per 3 punti su 4. In realtà questa cosa non fu rispettata, vedremo come, in moltissimi casi non fu rispettata, ci furono persone condannate a morte per solamente 2 di questi punti e alcuni non condannati a morte nonostante la colpevolezza di 3 punti. Ovviamente le cose non andarono, non potevano essere tutte uguali per ognuno degli imputati, però vedremo che è molto divertente andare a vedere come mai, o pensare come mai alcuni di questi effettivamente furono accusati e condannati a morte, altri no. E rimane il fatto che Göring, il primo, il più importante, fu condannato a morte, riconosciuto colpevole 4 su 4, su tutti e 4 i punti di capi di imputazione, ma non riuscirono a giustiziarlo. Non riuscirono a giustiziarlo perché si uccise con una capsula di cianuro la mattina dell'impiccagione. Quindi in qualche maniera fece incazzare tantissimo, tra l'altro, gli americani fino all'ultimo, questo simpatico panzone arrogante che si rese sia come dire protagonista di una marea di atti eroici sugli aerei, così come un miliardo di schifezze durante il regime nazista. Il numero 2 imputato, Joachim von Ribbentrop, l'abbiamo visto prima e lo vediamo di nuovo qui in grande mentre firma il trattato Molotov-Ribbentrop, eccolo qua, di fianco a uno Stalin incredibilmente sorridente. Avevano appena firmato per non farsi del male Russia e Germania vicendevolmente, e dividersi anche la Polonia. Ciò nonostante fu imputato ovviamente per gli atti di guerra d'aggressione e per tutto il resto. Fu riconosciuto colpevole 4 su 4, Joachim von Ribbentrop, e condannato a morte per impiccagione e impiccato. Proseguiamo con Alfred Rosenberg. Guardate, io vi ho messo queste foto perché fare questa rassegna è veramente interessante, perché le facce, alcune di queste facce sono veramente incredibili. Alfred Rosenberg, ideologo, un personaggio con pochi diciamo confronti validi in termini di antisemitismo all'interno del partito nazista. Fu un personaggio che si dedicò sia a questioni legali che alla gestione della comunicazione all'interno del partito e a tenere cinto il quartier generale del Führer con tutti quelli che erano i distretti burocratici della comunicazione. Alfred Rosenberg, ideologo, quindi in questo caso non si tratta di un uomo né di un militare né di un uomo d'azione, ideologo riconosciuto colpevole di tutti i 4 capi di imputazione, condannato a morte e impiccato. Keitel, ecco, su Keitel e su Jodl, Wilhelm Keitel e Alfred Jodl, ci furono le due discussioni più importanti, perché si trattava del numero 1 e del numero 2 rispettivamente del Oberkommando della Wehrmacht, tradotto del comando generale dell'esercito tedesco. Ovviamente furono considerati colpevoli anche dei crimini di guerra. Sostennero di aver recepito gli ordini, questo è, e di aver messo in pratica gli ordini. È interessante riconoscere il fatto che, benché siano stati entrambi condannati, riconosciuti colpevoli 4 su 4, condannati e impiccati, è interessante riconoscere il fatto che, scusate,
all'interno dei giudici ci fu una spaccatura proprio riguardo a questi due personaggi dei vertici militari tedeschi. Il giudice americano si adeguò, il giudice inglese sostenne che fondamentalmente non era, si poteva immaginare di eccepire una regola del comando e quindi non condannare a morte delle persone che avevano eseguito degli ordini in termini militari. Il giudice francese sostanzialmente decise di stare zitto, il giudice russo, quel simpaticone che abbiamo visto prima, che aveva epurato migliaia di persone durante il regime staliniano, disse che secondo lui erano dei criminali e quindi in ogni caso andavano impiccati, e rifiutò anche la possibilità di garantirgli una normale fucilazione. Cosa che fu negata, anche se richiesta, anche a Göring, il primo che abbiamo visto. E vabbè, qua facciamo anche un po' di ironia nera questa sera. Göring rispose che tutto sommato era contento perché gli americani sono dei pessimi tiratori. Questa fu la battuta. Ovviamente cercava probabilmente di contenere la paura rispetto a quello che stava per accadere. Procedendo, abbiamo un personaggio più particolare all'interno della nazione tedesca. Fu riconosciuto colpevole di 3 su 4, 2, 3, 4, Wilhelm Frick, colpevole principale della emanazione delle leggi razziali poi legittimate, oltre che dal Führer, da Hans Frank, che vedremo in seguito. Colpevole 3 su 4, venne riconosciuto e impiccato anch'egli. Arthur Seyss-Inquart, guardate che occhialini, sembra un personaggio da Simpson. Al di là delle battute, Roberto Cesaretto, Rommel se ne scappò in Sud America. In realtà non ci sono certezze riguardo a ciò, non ci sono certezze, sono altri personaggi tipo Mengele che scapparono in Sud America e poi un altro di cui parleremo dopo, molto importante. Arthur Seyss-Inquart fu il governatore dei Paesi Bassi e responsabile dell'annessione austriaca. Venne riconosciuto colpevole dei punti 2, 3, 4, condannato a morte e anch'esso impiccato. Seguendo abbiamo un personaggino che, come vedete, portava i baffetti come lo stesso Führer, Fritz Sauckel, personaggio che si occupò del reperimento di manodopera, teoricamente di schiavizzazione, di schiavismo dei lavoratori in tutta l'Europa per fornirli ad Albert Speer, che vedremo dopo, per rifornire di materiale umano le industrie. Era il numero due di Albert Speer, in qualche maniera riuscì ad accorpare su di sé quasi tutte le colpe, anche per una certa furbizia di Speer, lo vedremo dopo, venne condannato a morte anch'egli solamente per i capi di imputazione, 3 e 4. Quindi due capi di imputazione, in questo caso condannato a morte, anch'egli impiccato. Poi abbiamo un personaggio, signori, che è degno dei film di Orson Welles, perché Hans Frank, guardate questa foto, al di là di chi stiamo guardando, insomma, hanno un fascino incredibile queste foto dell'epoca in bianco e nero. Hans Frank, avvocato di Hitler, personaggio dell'avvocatura, un legale estremamente abile, mise la firma su quasi tutti i decreti legali che riguardavano gli espropri, che riguardavano le persecuzioni degli ebrei, soprattutto prima della guerra. Fu governatore del governatorato generale, ovvero, tradotto in parole povere, gestiva tutti gli affari burocratici, era il numero uno degli affari burocratici del Reich durante e prima e dopo la guerra. Colpevole anche lui di due capi di imputazione, 3 e 4, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Onestamente espresse un certo pentimento che fu rilevato dal giudice americano soprattutto, ma ancora una volta si dice che il giudice russo non permise, insomma, che gli venisse commutata la pena da morte a ergastolo, e quindi fu impiccato anche lui. Martin Bormann sfuggì, non riuscì a essere processato perché non venne ritrovato fino al 1972, apparentemente venne ritrovato il suo corpo morto. Era il segretario di Hitler e il segretario del partito dopo S. Non fu processato, benché sarebbe stato probabilmente impiccato anch'egli.
Ernst Kaltenbrunner è un personaggio molto importante all'interno di questo gruppo perché è la personalità più alta in grado delle SS sopravvissuta dopo Himmler. Ernst Kaltenbrunner venne riconosciuto colpevole dei capi di imputazione 3 e 4 e fece anche una cosa veramente un po' stramba, ridicola. Che cosa fece? Lui chiamò praticamente a essere come dire, difeso apparentemente dalla testimonianza in aula del capo del campo di Auschwitz, Rudolf Höss, lo fece Rudolf Höss, e lo fece soprattutto dopo che in aula a Norimberga erano già stati proiettati tutti i filmati che riguardavano i campi di concentramento, le morti, gli ammucchiamenti, tutto lo schifo che è stato fatto vedere. Rudolf Höss praticamente lo condannò a morte lui, nel senso che Rudolf Höss era una persona assolutamente, come dire, inconsapevolmente fiera di quello che faceva, parlava e sciorinava di morti a migliaia, come se fossero noccioline, dicendo di essere molto fiero di aver identificato lui stesso il metodo di uccidere gli ebrei e tutti gli altri, perché non dobbiamo mai dimenticare che non si tratta solo di ebrei nei campi di concentramento, ma di tutti quelli che non andavano bene al regime, tutti, quindi non esistono morti più importanti o meno importanti, tutti, dagli zingari, agli ebrei, ai malati mentali, agli italiani, tutti, chiunque. Comunque lui era fiero di aver trovato lo Zyklon B come risultato e fieramente disse: riuscivamo a epurare 2000 persone al giorno. Ernst Kaltenbrunner ebbe la grandiosa idea di farsi difendere dalla testimonianza di Rudolf Höss. Non so esattamente in che maniera, il risultato fu che ovviamente venne impiccato. Rudolf Höss venne impiccato però da un tribunale polacco ad Auschwitz nel 1948, quindi testimoniò lì ma non la scampò. Julius Streicher è il personaggio più particolare del processo, il personaggio più particolare del processo perché probabilmente è il personaggio più antisemita che sia mai apparso in Germania, esclusi quelli che si erano già suicidati. Ideologo dell'antisemitismo, ideologo del partito nazista fin dalle radici, Julius Streicher era una persona che fu in grado, interrogato al processo di Norimberga, gli fu rivolta la domanda: signor Streicher, lei è conscio che le sue politiche hanno fatto in modo di descrivere gli ebrei come addirittura dei non umani, oltre che dei parassiti e un pericolo per la società nazista, è conscio del male che lei ha fatto o nega questa cosa? Julius Streicher riuscì a rispondere al banco degli imputati a Norimberga: no, non rinnego nulla, e continuo a confermare che si tratta della peste del secolo e se potessi li ammazzerei tutti io con le mie mani. La condanna a morte era automatica, ovviamente. Anche se venne riconosciuto colpevole, essendo in realtà un giornalista e direttore del settimanale nazista Der Stürmer, di cui qua vediamo una prima pagina con una vignetta satirica anti-ebraica, benché si trattasse però semplicemente di un giornalista, quindi effettivamente fu condannato a morte per crimini contro l'umanità, in realtà riconosciuto come istigatore ai crimini contro l'umanità e condannato a morte con un singolo capo di imputazione, l'ultimo, condannato a morte per impiccagione anche lui. Robert Ley non fu mai processato perché si impiccò all'inizio del processo. Dopo la sua impiccagione in cella, il procuratore generale e la polizia militare americana chiese che ci fosse un militare 24 ore su 24 a guardare all'interno della cella degli imputati per fare in modo che non si potessero suicidare, perché era inaccettabile, evidentemente volevano ammazzarli loro. Indiscutibilmente volevano ammazzarli loro. Rudolf Höss, ex segretario del partito nazista, già nel 1941 era volato in Inghilterra per cercare un accomodamento che apparentemente dal punto di vista epistolare sembrava essere possibile, nel senso che sembrava esserci stato un abboccamento fra Rudolf Höss, il Führer, e
i vertici dell'esercito inglese per provare una coalizione tedesco-inglese o perlomeno un armistizio separato. Rudolf Hess volò in Inghilterra, fu abbattuto, catturato e a quel punto si disse che fondamentalmente doveva dichiarare di aver fatto tutto da solo, e il Führer tenne botta a questo tipo di situazione. Disse sì, io non l'ho mai ovviamente, non gli ho mai detto vai a cercare un accomodamento con gli inglesi, lo disconobbe, e Rudolf Hess, che ebbe tra l'altro delle amnesie, che andavano e venivano eccetera, fu condannato all'ergastolo, riconosciuto colpevole ai capi di imputazione numero 1 e numero 2. La cosa interessante di Rudolf Hess, perché vogliamo dire anche tutte queste cose qua questa sera, è che lui rimase in galera fino a 93 anni, perché la Russia si oppose più volte alla sua scarcerazione, fin quando non ebbe 93 anni. A quel punto Gorbaciov decise di togliere il veto e di fare in modo che Rudolf Hess potesse essere scarcerato a 93 anni. In qualche maniera Rudolf Hess ha trovato la maniera, a 93 anni, la notte prima di essere scarcerato, di arrampicarsi su per la porta verso una trave della sua cella e impiccarsi alla trave della cella, a una trave a vista della cella, a 93 anni. Praticamente Patrick de Gaillardon, levati, decisamente. Sta di fatto che in qualche maniera Rudolf Hess a 93 anni, suicidato, non voglio usare il verbo né attivo né passivo, suicidato, perché sicuramente per quanto riguarda i termini militari inglesi e soprattutto la gestione del bombardamento della città di Dresda, che dopo discuteremo, ne sapeva. Comunque, Rudolf Hess, suicidato a 93 anni, dopo quasi tutta la vita in galera, sostanzialmente, diciamo 50 anni in galera. Erich Kreder della Marina, scusate, contrammigliaglio, colpevole 1-2-3, ergastolo, fu graziato nel 53 per motivi di salute. Walter Funk su un caso particolare, perché si trattava del presidente della Reichsbank durante la guerra. Fu uno dei due banchieri processato al processo di Norimberga. Fu trovato colpevole dei capi di imputazione 2, 3, 4 e condannato all'ergastolo, ma fu graziato nel 57, anche egli per motivi di salute. Va rilevato il fatto che fu condannato all'ergastolo. Vedremo, perché ci fu un altro banchiere che invece non ebbe la stessa sorte all'interno degli imputati. Albert Speer è architetto di Hitler, capo totale degli armamenti del Reich. Albert Speer fu un grande furbacchione, perché Albert Speer fu riconosciuto colpevole dei capi di imputazione 3 e 4, gli stessi capi di imputazione per cui per esempio fu riconosciuto colpevole e impiccato Hans Frank, come abbiamo visto prima, ma si difese talmente bene, riuscì a esprimere cordoglio, riuscì addirittura a raccontare che lui aveva in mente di uccidere il Führer, riuscì a descrivere gli atti degli altri come atti scellerati e fondamentalmente fornì una marea di prove nei confronti di tutti gli altri imputati, e il risultato fu che invece dell'impiccagione, come tutti gli altri, quasi tutti gli altri con quei capi di imputazione, nonostante fu riconosciuto colpevole dei capi di imputazione 3 e 4, fu condannato a 20 anni, riuscì a uscire di galera, scrivere dei libri e fare anche delle interviste, perfino con Playboy. Ok? Benissimo. Baldur von Schirach, capo della gioventù hitleriana. Si va su pene inferiori. Non imputato ai capi 2 e 3, venne riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità come capo della Hitlerjugend. Venne condannato a 20 anni. Il signor Konstantin von Neurath, governatore di Boemia e Moravia, venne riconosciuto colpevole su 4 su 4, ma venne condannato semplicemente a 15 anni. Le sue ascendenze, mi viene da pensare, però queste sono mie idee, poi andate eventualmente a considerare voi che cosa può essere realistico, le sue ascendenze nobiliari, l'appartenenza alla massoneria,
l'amicizia con i settori delle banche tedesche, così come alcuni settori delle banche gestite da famiglie ebraiche, probabilmente potrebbero aver in qualche modo fatto diminuire la pena, perché colpevole 4 su 4 ha preso solamente 15 anni, mentre gli altri sono stati impiccati. Karl Dönitz, che era stato riconosciuto come successore di Hitler, grande ammiraglio, fu accusato di aver abbattuto, di aver silurato delle navi anche civili degli alleati durante la guerra, fu condannato a 10 anni. C'è da dire che probabilmente da questo punto di vista gli alleati si resero conto che il fatto di silurare navi civili e di trasporto era una cosa che facevano comunemente anche loro e che è riconosciuto senza nessun tipo di preavviso, quindi evidentemente gli diedero solamente 10 anni perché anche gli alleati affondavano le navi dei tedeschi senza preavviso, navi civili, navi mercantili, quindi evidentemente non, fino a questo punto non riuscirono ad andare. Qui abbiamo quasi finito la nostra rassegna, perché poi andiamo anche su robe più grasse. Hans Frische, ecco, questo è interessante. Hans Frische fu portato al processo di Norimberga sostanzialmente, ora prendetela un po' con le pinze, però fu portato al processo di Norimberga come sostituzione, potremmo dire, come unica alternativa al fatto che non esisteva nessuno all'interno della macchina propagandistica dei nazisti che fosse sopravvissuto. Goebbels si era suicidato, aveva ucciso la moglie in un atto praticamente di suicidio, omicidio, dopo che la moglie aveva ammazzato tutti e cinque i loro figli con il cianuro, perché secondo loro non sarebbero potuti sopravvivere alla seconda guerra mondiale e a una vita senza il partito. Quindi non c'era nessuno per quanto concerne la propaganda del nazismo, e quindi fu portato chi? Un commentatore radiofonico. Ora, ebbe parte sicuramente nella costituzione dei palinsesti, su questo non c'è dubbio, rimane il fatto che, ricordate l'elenco che vi ho fatto all'inizio, tutti i colpevoli, vi ho messo dentro in realtà un sacco di gente, ma almeno i giornalisti, come dire, i commentatori radiofonici non ce li ho messi, anche se probabilmente alcuni giornalisti hanno supportato per esempio l'impegno italiano in guerra, in tutte le schifezze che sono state fatte, almeno da quando io sono vivo, che ho visto. Rimane il fatto che effettivamente lo misero dentro, però riuscirono effettivamente ad assolverlo. Quindi fu il primo assolto di tre. Il secondo assolto fu Franz von Papen. Franz von Papen era ambasciatore tedesco presso la Turchia, aveva un passato incredibilmente importante dal punto di vista delle ambasciate, era un diplomatico di vecchissima data, aveva lavorato per favorire la restaurazione all'interno dei combattimenti rivoluzionari in Messico, aveva fatto arrivare armi dagli Stati Uniti al Messico contro le rivoluzioni, aveva fatto in modo che gli Stati Uniti stipulassero dei patti di fornitura di armi alla Germania, alla Repubblica di Weimar, prima che effettivamente scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale. Era ovviamente affiliato alla loggia massonica di Berlino, era amico anche egli del presidente, aveva conosciuto il presidente americano Theodore Roosevelt, così come era amico di una certa quantità di banchieri e di diplomatici americani. Il risultato fu che fu il secondo assolto del processo di Norimberga. Il terzo assolto del processo di Norimberga è quello più interessante di tutti, Hjalmar Schacht. Hjalmar Schacht fu presidente della Reichsbank prima della guerra. Non fu imputato ai capi di imputazione 3 e 4, ma per i primi due capi di imputazione si sentiva completamente un pesce fuor d'acqua fra gli imputati. Fu assolto a tutti gli effetti, però ci sono una serie di cose importanti che volevo raccontarvi di Hjalmar Schacht, al di là del fatto, anche qui valuterete, del possano avere o non influito sul fatto che sia stato, guarda caso, una persona assolta. È stato un economista cresciuto con la famiglia negli Stati Uniti, dove ha avuto la possibilità di conoscere, pensate un po', Jacob Goldschmidt,
banchiere tedesco di origine ebraica, ovviamente. Conobbe quest'altro signore qua che avrete sentito nominare almeno per ciò che è anche il mondo moderno, ovvero il signor J.P. Morgan. Fu amico personale di Theodore Roosevelt. Fu fondatore della Dresden Bank, che è una delle banche più importanti tedesche, e successivamente venne spinto, grazie all'amicizia soprattutto di J.P. Morgan, alla gestione della Reichsbank in Germania a partire dal 1924, e fu collaboratore dell'esecuzione dei piani Dawes e del piano Young per la ricostituzione in Germania di una repubblica, ovvero la Repubblica di Weimar, teoricamente di una repubblica democratica. Addirittura dopo il processo di Norimberga fu riprocessato nel 1946 da un tribunale tedesco. Hjalmar Schacht venne trovato colpevole ma fu scarcerato nel 1948 e dopo la guerra riuscì addirittura a costruirsi una banca sua ed ebbe anche una pensione cospicua di guerra. Ebbe tutte queste simpatiche amicizie. Tutto qua. Poi fate le vostre valutazioni. Gustav Krupp, il re dei cannoni, non fu processato perché era veramente, veramente troppo vecchio. Allora cos'è che si fa? Siccome è troppo vecchio il papà, buttiamoci dentro il figlio nel processo di Norimberga. Così è stato fatto. Venne processato Alfred Krupp, il figlio. Ma qual è la cosa interessante? Che Alfred Krupp fu trovato colpevole da uno dei processi collaterali al processo di Norimberga, non a quello principale, e fu condannato a 12 anni di reclusione. Però che cosa successe? Nel 1948 questo fu condannato a 12 anni di reclusione. Nel frattempo vi faccio vedere una foto di tutti gli imputati in ascolto dei procedimenti. Cosa successe ad Alfred Krupp? Che fu condannato nel 1948 nel 1951 venne graziato e venne reintegrato di tutti i suoi possedimenti e venne reintegrato alla testa della Krupp Industries per la produzione di cannoni. Che cos'era successo nel 1951? Era successo che gli Stati Uniti, legati a quella porzione della Germania che sarebbe diventata ed era a tutti gli effetti già sotto le mani degli americani, aveva bisogno probabilmente di un po' di produzione industriale di cannoni e di supporto bellico. Perché? Perché era scoppiata la guerra di Corea. Anche qui sono cose che il Teo dice e che poi potete valutare, però stranamente il signor Alfred Krupp fu immediatamente reintegrato al suo posto alla Krupp e gli fu ridato tutto il suo capitale e la possibilità di mettersi a lavorare per rimpolpare l'industria bellica della Germania, praticamente a 5 anni di distanza dal processo di Norimberga. Il banchiere assolto Lorenzo, assolutamente, grazie intanto per essere con noi. Come vedi, reintegrato anche nelle sue capacità, nelle sue possedimenti, Alfred Krupp. Siccome abbiamo parlato di boia, di assassini, di personaggi veramente allucinanti, io volevo concludere questa bella carrellata, prima di passare al capitolo dopo, facendovi vedere anche questo simpatico personaggio che, guardate, ride con un cappio in mano. Di chi si tratta? Si tratta del boia dei nazisti, cioè si tratta di colui che li impiccò, John Clarence Woods, che come vedete è molto a suo agio con un cappio in mano. Deve essere divertente evidentemente ammazzare le persone, indipendentemente da quante cose brutte abbiano fatto nella loro vita. Qua sta ridendo, qui non sta ridendo, sta preparando i cappi per i nazisti. In ogni caso non c'è proprio un cazzo da ridere, secondo me. Ve l'ho fatto vedere perché, se si parla di boia, in generale più boia di un boia, vi faccio vedere anche il boia. Abbiamo fatto il giro dei nazisti, abbiamo parlato di una serie di cose, però c'è una cosa importante che non abbiamo citato. All'interno del processo di Norimberga, fra i vari capi di imputazione, fra i vari gli atti di cui vennero accusati i nazisti,
ci fu anche un massacro che comprese purtroppo 22.000 persone polacche, l'intera intelligenza polacca, nel 1940, quindi vittime sostanzialmente civili, politici, professori, industriali, avvocati, vennero uccisi, massacrati in 22.000 nel bosco di Katyn, vicino a Smolensk, una ventina di chilometri da Smolensk. Questo crimine fu, ed era chiaro anche per gli statunitensi, commesso dai russi. Nonostante tutto, il processo di Norimberga fu imputato ai tedeschi. E questa cosa fu sostenuta viene sostenuta ancora al giorno d'oggi, dove i russi stanno facendo un clamoroso tentativo di insabbiamento, nonostante oramai tutte le schifezze, di cui tra l'altro vi posso far vedere qualche foto, parte delle persone uccise al massacro di Katyn scoperte dai tedeschi, e lo scavo di una fossa comune a Katyn, fu un crimine evidentemente compiuto dai russi, ma imputato ai tedeschi. Che dire, questi sono, diciamo, i dettagli relativi a quella che è il processo di Norimberga in termini di protagonisti principali. Adesso procediamo, perché arriva una parte importante, perché se parliamo di procedimenti penali, condanne a morte, guerra d'aggressione, guerra di sterminio, crimini contro l'umanità, stiamo parlando di una serie di nazioni che non hanno fatto un processo internazionale, perché quattro erano le nazioni, una serie di nazioni che si sono messe nella condizione di giudicare queste terribili persone da una posizione di incredibile pulizia di coscienza e di operato? Che dite? È possibile questa cosa? Io direi, facciamoci un giro, vediamo un attimo, e lanciamo da questo punto di vista la quarta parte della nostra puntata sul processo di Norimberga, ovvero... Oh, genocidio, che bella parola di merda, che però, come vedete, io ho voluto provocare ancora una volta, ho detto il genocidio è arcobaleno. Perché arcobaleno? Perché il genocidio ha un colore, come ho già potuto dire nelle presentazioni del programma, è possibile definire che il genocidio abbia un colore... differente, che ci sia un genocidio che vale più di un altro? È davvero facile tenersi distanti dal prendere una posizione e dal polarizzarsi, insomma, nel momento in cui si decide qual è la posizione che vogliamo sostenere, qual è la posizione che ci sembra giusta? Non è probabilmente così facile. Perché accadono questi massacri in giro per il mondo? In che modo accadono? È interessante, per esempio, io ho trovato una bella definizione dello psicologo e discepolo di Jung, James Hillman, che dice: perché accadono i massacri? Dovremmo riuscire a ribaltare il rapporto che c'è fra anima e corpo, schiavo padrone, e fare in modo di ribaltare questa nostra dipendenza dalla materialità, questa nostra dipendenza dal controllo, dalla conquista, dai beni materiali, e riuscire a fare in modo di mettere l'anima al centro. Fin tanto che non metteremo l'anima al centro, l'uomo sarà costretto a produrre queste schifezze. Ma queste schifezze sono state prodotte soltanto dai nazisti? Insomma, siamo partiti con quelle che sono le nazioni che li hanno giudicati, la Russia, siamo partiti dal massacro di Katyn che vi ho fatto vedere, ma vogliamo parlare per esempio dell'invasione della Manciuria da parte della Russia? Adesso vi farò un po' di esempi. Nel massacro di Gheghemiao in Manciuria ci fu l'omicidio di circa 1.000 persone, 1.000 uomini civili su 1.800 persone che abitavano il villaggio di Gheghemiao in Manciuria da parte dei russi, civili giapponesi, insomma, uccisi, stuprati
stuprate le donne e in alcuni casi stuprate da morte, oltre che tagliate a pezzi. 1000 persone durante l'invasione della Manciuria, ma 1000 persone in quel villaggio lì, ok? Stiamo parlando della Russia. Ma che cosa vogliamo aggiungere alla Russia? Vogliamo parlare per esempio dell'Estonia e dei paesi baltici? Quasi 300.000 persone deportate, spogliate, violentate e in alcuni casi uccise durante l'acquisizione dei paesi baltici, mentre accadeva il processo di Norimberga. Russia, paesi baltici, ok? Uno delle nazioni che procedettero alla istituzione e alla condanna a morte dei nazisti. Nella guerra di Finlandia, migliaia di omicidi e stupri fra il 1941 e il 44. Ragazzi, vi farò solamente degli esempi, perché sennò stiamo qua fino a domani mattina. Ma questo è per dire, l'omicidio, il genocidio è multicolore. In Germania che cosa fecero i russi? In Germania i russi uccisero un ammontare circa dai 600.000 agli 800.000 morti civili, fino a 2.500.000 stupri, e poi sono numeri assolutamente approssimati, fino a 2.500.000 stupri in Germania da parte dell'Armata Rossa su donne e bambine a partire dagli 8 anni in Germania. Ci furono anche dei casi particolari, massacro di Nemmensdorf che vedete qua, un massacro che coinvolse circa 80 persone, sono numeri che sembrano meno importanti rispetto ad altri, ma insomma non sono stato lì davvero a mettervi roba, perché ancora di roba ne abbiamo da vedere, molta è veramente terrificante. Cecoslovacchia 1968, sempre la Russia, disastro. Afghanistan 79-89, in Afghanistan i russi provocarono circa 2 milioni di morti. Per separare la popolazione civile dai combattenti mujahideen utilizzarono bombe incendiarie, bombe a grappolo, questo per quanto riguarda i bombardamenti, mine anti-uomo, intendo, pupazzetti con dentro materiale esplosivo e ovviamente una marea di sostanze chimiche. 2 milioni di morti in Afghanistan. Questa è la Russia, una delle nazioni che ha deciso di giudicare, io non dico tanto di uccidere i nazisti, quanto di giudicarli colpevoli, al di là dell'ucciderli. Va bene questa tua precisazione? Hai perfettamente ragione. Sovietici. USA, procediamo. Gli USA ci hanno dato un sacco di soddisfazioni nel momento in cui decidono di andare a giudicare qualcuno al di là di metterlo a morte. Perché? Perché innanzitutto possiamo parlare del bombardamento di Dresda. Nel bombardamento di Dresda nel 1945, condotto unitamente dagli Stati Uniti e dagli inglesi, sulla città di Dresda appunto, nell'arco di circa 15 ore sganciarono qualcosa come 4.000 tonnellate di bombe, teoricamente bombe a grappolo e bombe incendiarie. C'è chi parla anche di bombe al fosforo, all'inizio della guerra con le bombe al fosforo, sta di fatto 170.000 morti. 170.000 morti, di cui 35.000 identificati nel bombardamento di Dresda da parte degli Stati Uniti. Poi vabbè, gli Stati Uniti, ragazzi, sono eccezionali, perché io qua vi ho preparato una slide, perché basterebbe questa. Poi possiamo parlare di Corea, possiamo parlare di Vietnam, qualcosa diremo, ma insomma, io credo che questa slide la dica tutta. Stati Uniti, che si sono messi a processare i nazisti. Cosa avevano fatto gli Stati Uniti? Lo sappiamo tutti, ma è bello vedere questi numeri, bello per modo di dire. 6 agosto 45, Little Boy, la prima bomba su Hiroshima, fra i 70.000 e gli 80.000 morti dai 3 ai 10 secondi. 45-75.000 morti 3 giorni dopo su Nagasaki. In totale le bombe causarono una media di 220.000 morti fra gli sganci e un mese da essi. Si stimano quasi 2 milioni di morti per i danni collaterali, dai 6 ai 10 milioni di morti per i risultati tumorali delle radiazioni e un numero incalcolabile di mutazioni, sindromi leucemiche, nascite abnormi attive ancora oggi.
questa cosa qua fu fatta notare dallo stesso Göring durante il processo di Norimberga al procuratore generale americano, parlando anche delle discriminazioni relative alle persone di colore, ma ovviamente tutto viene passato secondariamente. Voglio dire, io penso che quelli che io ho chiamato, ovviamente per fare un po' di umorismo nero, i due confetti della libertà, da soli dovrebbero indicare quello che è il diritto degli statunitensi di andare a giudicare, ripeto di nuovo, non tanto a uccidere, ma di andare a giudicare qualcun altro. Anche il Giappone a Nanchino, assolutamente, Lorenzo, Antonietta tutta la vita, non c'è nient'altro da dire. Durante la guerra con i giapponesi, tra l'altro, si distinsero gli americani come collezionisti di pezzi di corpo, tant'è vero che dopo la battaglia delle Marianne il 60% dei corpi giapponesi non avevano la testa perché ne facevano queste cose. Fu addirittura istituita una commissione al Senato americano per capire come mai così tanti soldati si portassero via i pezzi dei giapponesi, si facessero collane di orecchie, di dita e quant'altro. Addirittura li mandavano le fidanzate a casa. Queste non sono cazzate, ragazzi, sono foto reali. Sono foto reali. Per quanto riguarda il Vietnam, vabbè, dal 55 al 75, con tutti alcuni di quei presidenti e vari generali che ho detto all'inizio, gli americani dal 55 al 75 in Vietnam ne hanno fatte di tutti i colori. Metto questo banner perché è necessario. Adesso vi farò vedere qualche foto che veramente non è il massimo della vita. Al di là del fatto che hanno causato 3 milioni di morti e passa in Vietnam gli americani, e che hanno buttato l'agente arancio, ovvero un pesticida contenente diossina che ha provocato dalla pazzia le leucemie in quantità di circa 500.000 tonnellate all'anno su tutto il Vietnam, per ammazzare la produzione del Vietnam. Ovviamente si distinsero anche in particolare con degli atti tipo quello che è il massacro di My Lai. Attenzione a queste foto, ragazzi, massacro di My Lai, un piccolo villaggio, c'è qualcosa del genere nel film Platoon, celebre film Platoon sulla guerra del Vietnam, qualcosa del genere viene descritto. Massacro di My Lai, purtroppo, al di là dei numeri, che sono decine purtroppo centinaia di persone stuprate, eccetera, purtroppo nel massacro di My Lai gli americani si distinsero soprattutto per aver distrutto completamente il villaggio, poi aver buttato bombe all'interno delle buche, ammazzato intere famiglie e ovviamente ammazzato anche bambini. Mi dispiace, ma queste cose vanno viste, perché nel momento in cui parliamo di processo di Norimberga, questi sono i giudici del processo di Norimberga. Anche questi sono i giudici del processo di Norimberga. Attenzione a questa, che è una foto veramente brutta, perché se guardate i dettagli è una foto veramente brutta, sempre del massacro di My Lai. Adesso passiamo oltre e vediamo l'erogazione dell'agente arancio per distruggere le coltivazioni in Vietnam e via dicendo. Scusatemi, ovviamente la Francia in Indocina, perché non sono solamente gli statunitensi, parliamo, e neanche i russi, e neanche i sovietici, ma la Francia in Indocina, con il bombardamento di Haiphong, la guerra d'Algeria, 900.000 algerini più 400.000 combattenti algerini uccisi, più 300.000 e più nei campi di confinamento dal 54 al 62, una marea di guerre coloniali, così come è successo anche per quanto riguarda gli inglesi, che fra guerre coloniali e soprattutto l'appoggio della creazione di uno Stato in Palestina per quanto concerne i risultati della Shoah in Europa, insomma gli inglesi si distinsero, hanno veramente 200 anni di guerre, di schifezze da tutti i punti di vista. Come dire, questi sono i giudici del processo di Norimberga, ed è giusto mettere il dito su questo, perché non si può fare finta di niente, non si può sempre solo parlare di nazisti cattivi, perché se parliamo di cattivi, questa è la cattiveria globale. Se parliamo di persone da impiccare,
allora cosa facciamo? Impicchiamo tutti. Forse sarebbe il caso di incominciare a smettere di rompere i coglioni con l'ingrassare quelli che ci guadagnano dalle guerre, e dopo facciamo una riflessione su chi è che ci guadagna dalle guerre. Come dire, siamo arrivati all'ultima parte della nostra puntata, che è esattamente questa. Non siamo arrivati all'ultima parte, perché ho sbagliato il video. Evidentemente c'era qualcosa nel mio dito che non voleva andare. Siamo arrivati all'ultima parte della trasmissione, che è esattamente questa. Oh, parte quinta, non diritto, non intervento e un super jolly. Perché non diritto? Perché in realtà il diritto è assolutamente aleatorio, come abbiamo visto, sia in termini di istruzione di un processo, dove è stato istruito, ma soprattutto di non intervento, cioè laddove sostanzialmente i processi non sono mai stati istruiti. Persone che hanno fatto quel cazzo che hanno voluto in giro per il mondo, un po' perché erano amici di questa o quell'altra superpotenza, un po' perché in qualche maniera sarebbero diventati nemici troppo tardi, un po' perché servivano agli equilibri geopolitici, un po' perché servivano da sponda per una superpotenza contro l'altra. Il risultato è che l'elenco sarebbe lunghissimo, però per esempio possiamo citare questo signore qua, il signor Pol Pot, qualcosa di allucinante in Cambogia, probabilmente stiamo parlando di uno dei massacratori più grandi della storia dell'uomo, dal 75 al 79, fino a 3 milioni di morti, appoggiato eventualmente da USA e Cina in chiave antirussa dal 1979, ma per il resto ha fatto quel cazzo che ha voluto tutto il tempo. Un altro personaggio su cui c'è stato ben poco intervento, se non qualche scaramuccia con i russi per la propria separazione con i sovietici, per la propria separazione dalle posizioni sovietiche, è il signor Tito. Il signor Tito, qui c'era Pol Pot, il signor Tito, come dire, al di là delle foibe, di tutto quello che è stato fatto nei confronti degli italiani, ha gestito un vero e proprio clima di terrore, di culto della personalità, che è veramente dura voler andare a inserire nel quadro di quelli che vengono chiamati i dittatori buoni. Ecco, ero già andato oltre perché le cose qua sono veramente brutte. Sto solamente facendo una serie di esempi. L'ex Jugoslavia. In ex Jugoslavia che cosa hanno fatto i caschi blu e che cosa hanno fatto gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti hanno bombardato tendenzialmente solamente da una parte, ma contemporaneamente, nello stesso momento in cui i serbi hanno fatto alcune schifezze, come il massacro di Srebrenica, di cui state vedendo delle fosse comuni scavate e una serie piccola di persone uccise e bambini, eccetera, come dire, i caschi blu dell'ONU, quelli olandesi in particolare in quel caso, ma non soltanto, rimasero a guardare. Non intervento continuativo, quindi non solo la capacità di fare dello schifo di uccisioni, non solo la capacità di prendersi la responsabilità di giudicare gli altri, ma anche quella di non intervenire laddove non è il caso. È interessante, vi consiglio due libri, perché adesso andiamo a parlare di quello che io ho definito il jolly definitivo. Il jolly definitivo è composto da chi? È composto da quei torturatori che sono diventati torturatori terribili a seguito dell'essere stati torturati. Come faceva notare Jung, è colui che ha subito le malversazioni, è colui che come dire, è stato perseguitato che diventerà persecutore. È una frase tratta così dai commenti e discussioni Jung, interviste e incontri, ma ci interessa il fatto, per esempio, di proporvi anche un paio di libri che ci sono funzionali a quello che andrò a dire. Cultural Complex, il complesso culturale, è una prospettiva junghiana sulla psiche e lo sviluppo della società, da parte di Singer e Kimballs. Un libro molto interessante, ovviamente si trova anche in italiano, e un altro libro molto interessante sullo studio del, come dire, persecutore
è stato prima perseguito, del perseguitato che diventa persecutore, e anche questo libro, Pedagogia degli oppressi, di Paulo Freire, molto molto interessante. Ma di chi voglio andare a parlare? Purtroppo non si può andare a parlare di nessun altro tranne quel jolly, che fu capace di fare una cosa che, guardatela come cazzo volete nella vita, però secondo me non è in nessun modo possibile, per esempio, andare a prendere una persona dall'altra parte del mondo, nello specifico in Argentina, perché non esiste l'estradizione, drogarla, caricarla su una macchina, sequestrarla, chiuderla all'interno di una cella e sottoporlo a un processo non di suoi pari in un altro stato. Sto parlando della vicenda che è accaduta a questo pessimo nazista, Adolf Eichmann, ovviamente, ma questa vicenda è successa da parte di chi? Chi è che è andato a sequestrarlo in Argentina? Chi è che l'ha buttato in una macchina con un cappuccio in testa? E chi è che l'ha portato a essere processato in un paese estero senza garanzia di parità di giudizio? Ovviamente stiamo parlando dello Stato di Israele. Il jolly generale non può essere che quello di uno Stato che, attenzione, non è la popolazione ebraica, non è la religione ebraica, non è una posizione antisemita, non è una posizione antisemita voler parlare dello schifo che lo Stato, con i suoi militari di Israele e i suoi servizi segreti, fa nella terra attorno a sé, in Medio Oriente e addirittura in eccezionali casi come questo qua di Adolf Eichmann. Adolf Eichmann è stato un pezzo di merda, ma nulla giustifica il fatto che tu vada, sequestri una persona in un'altra nazione, te la prendi, la processi e la metti a morte. Al di là di questo, che è un dettaglio, l'ho chiamato il jolly praticamente valido per tutte le stagioni, lo Stato di Israele, perché ovviamente ne ha combinate di tutti i colori e continua a combinarne ancora oggi. Sandro, su Srebrenica c'è il sospetto di una seconda Timisoara, un falso. È vero questa cosa. Devo dire che potrei trattarla in un appendice, questa cosa. Israele ne ha fatti di tutti i colori. Ci sono una marea di massacri di cui potremmo parlare, tanti nomi di cui potrete andare a vedere, insomma, dettagli più specifici, senza voler calcare troppo la mano, ma massacro di Deir Yassin, massacro di eccolo qua, Deir Yassin, sempre, massacro di Sabra e Shatila da parte di forze libanesi appoggiate dall'esercito israeliano, idem, questo dovrebbe essere sempre Sabra e Shatila, sì, esattamente, massacro di Tantura, massacro questo qua di Kibia, massacri che vanno sempre più o meno dalle 30 alle 200 persone, che variano nella dinamica in massacri che riguardano delle ritorsioni piuttosto che delle bombe lanciate sulle moschee e quant'altro. Ma Israele, insomma, quello che a me interessa di Israele è che, se noi andiamo a rivedere quelli che sono i nostri capi di imputazione all'inizio per quanto riguarda Norimberga, andiamo a rivederli: crimini contro la pace, guerre d'aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Beh, Israele è veramente un jolly, perché fondamentalmente, se parliamo del 1948, occupazione preventiva degli stati di cui veniva garantita la libertà in Palestina da parte degli inglesi, garantita per modo di dire, si sono spostati per far entrare le prime forze di Israele nel 1948 e ci fu quindi un'invasione preventiva, un primo acquisto di territorio. Nella guerra dei sei giorni, Israele diede il suo meglio, perché fondamentalmente nell'arco di 130 ore circa Israele passò da 21.000 chilometri quadrati a 102.000 chilometri quadrati.
i crimini di guerra si incastrano all'interno di tutte quelle che sono le ritorsioni, e soprattutto si incastrano all'interno di quelle che sono tutte le azioni di guerra mirate all'interno della guerra del Kippur. È per quello che ho messo un sacco di nomi, ovviamente anche di Israele, perché sono doverosi all'interno di questo tipo di trasmissione. Che dire, poi Israele ha in particolare un caso, una cosa che praticamente non fa nessun altro: gli omicidi mirati. Gli omicidi mirati, lanciamo un razzo per colpire in particolare uno, due, tre terroristi palestinesi, Hamas, quello che è. Israele è tuttora a livello internazionale considerato uno stato occupante. Certo, viola una marea di trattati dell'ONU, ma l'ONU è in mano a chi? Gli Stati Uniti sono preoccupati in questo momento per quello che accade in Palestina, ma preoccupati in che senso? Siamo sempre lì. Gli omicidi mirati, la risposta di Israele sugli omicidi mirati è: vabbè, tutto sommato, dai, tenete conto che noi abbiamo una killing ratio, una proporzione di uccisione di 1-1 fra i terroristi e i civili, quindi è vero che noi facciamo gli omicidi mirati, uccidiamo al massimo un civile per ogni terrorista che uccidiamo, quindi tutto sommato. Ecco, queste sono almeno i vertici militari, non la razza, se esiste il termine razza, non la popolazione, non la religione, ma evidentemente, adesso leggo una, ma evidentemente uno Stato che dopo essersi insediato, aver causato guerra con tutti gli Stati attorno, aver occupato tutto il territorio che era possibile occupare con azioni di guerra illegalmente, ha violato praticamente tutti e quattro i punti della i quattro capi di imputazione del processo di Norimberga, ed è teoricamente l'espressione di buona parte di quelle persone che sono state torturate. Purtroppo c'è da dire che sono morte milioni di persone nei campi di concentramento e non credo che ce ne fosse uno che effettivamente è arrivato ad avere un posto di comando in Israele in questo momento per quanto riguarda forza politica o forza militare. Questa è Israele in termini militari, in termini di Stato. Questa è Israele contro quali gli stessi cittadini di Israele, spesso anche a centinaia di migliaia, contro la quale fanno manifestazione per cercare di dire: noi dobbiamo vivere liberi assieme nello stesso territorio che è di tutti. Quindi basta con questo schifo. Questo schifo non ha un cazzo di colore. È anche cintura nera di avvelenamenti al polonio. Sì, se la cavano bene anche i russi. Però insomma ce n'è Israele, come dire, questo era il jolly che io vi presentavo. La conclusione delle nostre slide, prima di farvi una piccola prima di chiamare Lu, che mi ha detto che aveva qualcosa di eccezionale stasera, lo zio Lu dall'inferno, mi ha detto: chiamami e poi mi libero, ti faccio sentire una roba veramente interessante, spero che non abbia da farci impazzire. Le conclusioni, quali sono le conclusioni che io ho tirato, che Teo ha tirato riguardo a quella che è la puntata di stasera? Conclusione, abbiamo già detto, esistono genocidi di serie A e di serie B? Per quanto mi riguarda la risposta ovviamente è no, indipendentemente da chi li fa, quindi indipendentemente dai tedeschi brutti, sporchi, cattivi, minidotati, figli di puttana, assassini della seconda guerra mondiale, non esistono genocidi di questo o di quell'altro tipo. Quindi mi dispiace, dal nazismo a Israele, se cambia la fascia gli omicidi rimangono gli stessi, beh allora le cose non vanno bene. È possibile non polarizzarsi? Secondo me sì, dobbiamo riflettere, come diceva Hillman, sulla natura della nostra anima, cercare di riflettere, staccarci da quello che è l'attaccamento alle sensazioni, alle emozioni più, come dire, più ricche di competitività, di odio. È una possibilità quella di non polarizzarsi. Terzo, un assassino non ha il diritto di giudicare un assassino. Secondo me non ha neanche il diritto di ucciderlo. Però dal punto di vista, diciamo, filosofico, si può capire che un assassino si giochi la possibilità di uccidere un altro assassino.
ma la possibilità di ergersi a censore, di giudicare un altro assassino, credo proprio che non sia possibile. L'ultimo è il punto che a me interessa di più, paradossalmente. Chi ci guadagna sulle guerre? Banche, industrie belliche, industrie farmaceutiche, settori direttivi. È un buon consiglio verificare a chi facciano capo questi alti quadri. Non è difficile scoprirlo con gli occhi bene aperti. Se ci si guarda in giro per il mondo, non è difficile scoprire a chi è che fanno capo nella maggior parte dei casi questo tipo di cose. Banche, industrie belliche, industrie farmaceutiche, settori direttivi. E non pensate semplicemente ai direttori, ai presidenti, pensate a chi davvero li manovra con il denaro. Con il denaro. Io ho più che un'idea, nella maggior parte dei casi, di come vada il mondo in questo senso. Se voi siete in grado, chiunque guarderà il video, gli amici, a chiunque vogliate girarlo, chiunque voglia fare delle critiche anche aggressive rispetto a quello che sto dicendo e anche alle mie posizioni nei confronti degli assassini che hanno giudicato degli assassini, e per ultimo, ma non meno importante, lo Stato di Israele, se qualcuno vuole confutare queste quattro tesi, beh, le confuti se ci riesce, se riesce a dire qualcosa di, come dire, contro quello che io ho asserito qua. E possiamo eventualmente anche chiudere la trasmissione, ma io penso che la trasmissione debba rimanere su perché noi stiamo facendo oggettività, perché vogliamo che questa merda, qualunque colore abbia, vogliamo che questa merda, gli assassini, qualunque colore abbia, finisca. Questo è l'unico punto. Non esiste Norimberga 1, 2, 3, 4, 5, se degli assassini giudicano degli assassini. Assolutamente. Arafat ucciso con il polonio. Sarà che si tratta solamente di controllo demografico, guerre senza senso, ma eliminare la povertà è primario, purtroppo, è assolutamente, poi purtroppo questo ha dei risvolti su tanti lati ed è una delle motivazioni possibili, ecco, una delle motivazioni plausibili. Adesso, come dire, è arrivato il momento di la nostra abituale... La nostra abituale telefonata da casa, il nostro amico Lu mi ha chiamato in realtà oggi pomeriggio sul cellulare, infatti l'ho mandato a cagare perché pensavo che fosse uno dei call center, invece era lui, e poi mi ha detto insomma le cose non ti devi permettere di mandarmi a cagare, vabbè, mi ha detto richiamami perché ho qualcosa di speciale da farti ascoltare questa sera. E come dire, io gli do l'attenzione che secondo me merita, quindi come al solito andiamo a togliere il nostro sottofondo e vediamo un po' che cosa ha da dirci. Proviamo a telefonare il solito numero 666, ovviamente, sentiamo un po'. squilla come i vecchi numeri della te. Oh, Lu, eccoci! Ciao Lu! Hai detto di chiamarmi? Di chiamarti? E stasera è stata lunga. È come l'altra volta. E d'altronde... l'hai vista? Ah, ok, l'hai vista. A parte che tu vedi il tutto lo stesso. Va bene, dai, ti lascio campo libero perché... Va bene, guarda... Ok, roba tua. Va bene, dai, te li metto in contatto. Eccolo, ragazzi. Vai, Lu! Ehi là, Teo, ciao a tutti. Allora, guarda, visto che quella bestiaccia di Goebbels ce l'ho qua io, ovviamente sì, ho deciso di ridoppiare uno dei suoi discorsi e di gettare là una hit per le vostre discoteche. Mi prendo io tutta la responsabilità, Senti un po' qua. Cosa ne pensi?
po' fortina? Beh, considera che non abbiamo tutto questo limite al senso dell'umorismo. In ogni modo, mi raccomando, mi prendo io tutta la responsabilità di questa cosa. Del resto ce li ho tutti qua, i nostri amici. Sì, ma Lu, tu sei matto. Sì, no, qualcuno ha già apprezzato, ma tu sei completamente... Però, perché adesso glielo dico da che cazzo hai fatto. Sì, vabbè, ma questa è roba allucinante. Vabbè, adesso ragazzi ve lo dico, ve lo faccio vedere. Lo vado a cercare in diretta e ve lo faccio vedere. Vabbè, sì, dai, saluta che stasera veramente hai tirato. Comunque, vabbè, Gigi Dag non può perché già... Però, va bene, dai, fai sto saluto che poi li saluto anch'io, dai. Vai. Va bene, dai, fantastico. Allora, guarda, se riusciamo a organizzare un qualche incontro, io sono sicuro che ce li mangiamo tutti, i vostri DJ alla grande, in attesa che arrivino qua giù da me. Dai, ciao Teo, bella serata comunque. Ce li ho tutti qua io in custodia, tutti, ma attendo anche un sacco degli altri, di cui hai parlato. Passa una buona serata, ciao a tutti. Vabbè, ciao Lu, sì, vedremo, insomma, speriamo che ti raggiungano in fretta anche un bel po' di altri, se proprio devono, Va bene, dai, ciao, passa una buona serata. Ragazzi, che dire, Lu ha remixato, praticamente ha ricantato un discorso di Goebbels. Io adesso ve lo vado a cercare perché ce l'ho sicuramente, lo posso trovare, ma vediamo un po', ma è qualcosa di allucinante. Ha remixato un discorso di Goebbels e ne vuole fare una hit praticamente, come avete sentito, c'è una roba veramente veramente allucinante. Io non saprei che dire. Queste sono anche le voglio dire particolarità del Devil Phone Crack Apart, che ti permette anche, parlando con lui, di sentire anche ste robe qua. Vediamo, aspetta che ce l'ho, vediamo se riesco a caricarlo. Eccolo qui, tempo che lo carica, datemi un secondo, adesso vi faccio vedere. Lui ha preso una, dice, una roba allucinante. Qua è quel personaggio che non è stato processato perché si è suicidato, la moglie, ha ucciso i bambini, eccetera. Ministro della propaganda tedesco, Joseph Goebbels, credo che il pezzo sia un pezzo celebre, che è questo pezzetto qua. Andiamo. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. In questo pezzetto di discorso Goebbels sta dicendo: la nostra pazienza finirà presto chiuderemo quelle sporche, mentitrici bocche ebraiche. Lui è veramente, insomma, io ho un fascino per la comicità black, lui sicuramente di più. Che dire, ragazzi, prima di salutarvi, perché abbiamo tirato lunghissimo anche stasera, vi volevo far vedere, volevo chiudere con un'ultima considerazione, che è questa qua. Volevo farvi vedere il pezzetto del discorso finale del colonnello Kurtz in Apocalypse Now, magicamente interpretato da Marlon Brando, che secondo me è piuttosto importante relativamente a quello di cui abbiamo parlato questa sera. Io ho visto degli orrori che ha visto anche lei, ma non ha il diritto di chiamarmi assassino, ha il diritto di uccidermi, ha il diritto di far questo, ma non ha il diritto di giudicarmi, questo è il punto. Ha il diritto di uccidermi fin tanto che rimane una bestia, un animale, come abbiamo detto anche rispetto a Jane Zillman prima. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore dal suo punto di vista. Orrore, terrore, morale e dolore sono i tuoi amici, ma se non lo sono, essi sono dei nemici da temere, sono dei veri nemici. Ecco, la giusta considerazione del nostro posto all'interno della società e del nostro posto rispetto agli altri esseri umani ci può permettere davvero di evitare
che queste cose accadano e di evitare quindi di fare dei tribunali che fin tanto rimangono tribunali di assassini che giudicano assassini, non possono funzionare per un'evoluzione. Io con questo vi saluto qua con la faccia di Marlon Brando e vi ringrazio per essere stati con me. Vi chiedo come al solito di andare a dare un'occhiata alle mie opere su Instagram, che sono in rapida crescita. Che dire, vi ringrazio, siete stati veramente meravigliosi, sempre più commentanti. Grazie Libero Dentro, grazie Borus, grazie Antonietta, grazie Gnoma, grazie mille anche a te. Ciao Lucas, grazie mille, grazie per il ricordo Denzig777. Ci vediamo non sbaglio martedì, e martedì potremo parlare di qualcosa di un po' diverso rispetto al solito. Facciamo una puntata 7 che sarà probabilmente un po' diversa rispetto al solito, se non cambio idea, se no vi beccate un'altra cosa tremendamente interessante che vi proporrò. Che dire, vi ringrazio ragazzi, vi voglio bene e buona serata dalla botteguccia dei sigilli e dal Teo Crack Apart. Grazie mille e buona notte.